Innanzitutto la scuola parte puntuale il 17 settembre per il principio che abbiamo detto subito, che se si riparte soprattutto dalla scuola. Per cui l'inizio è puntuale, non c'è nessuna variazione del calendario scolastico. Evidentemente nella prima settimana ci saranno quegli orari ridotti scuola per scuola che sono fisiologici all'inizio di ogni anno scolastico, ma nessuna misura eccezionale per quanto riguarda gli orari delle lezioni in vista dell'emergenza. Invece c'è una direttiva per tutte le scuole della città metropolitana per poter fare un pre-scuola e un post-scuola, vuol dire risorse aggiuntive in più per aprire le strutture, per andare incontro alle esigenze che le famiglie evidentemente hanno di portare i bimbi prima per poi potersi recare al lavoro calcolando i nuovi tempi del percorso e della viabilità. E questo riguarda tutte le scuole, non soltanto quelle a Tigua, la zona rossa, anche quelle a nord della Valpolcevera, anche quelle fuori, perché l'esigenza ovviamente è massiva. Quindi vuol dire pre-scuola, post-scuola, apertura delle strutture in anticipo, ma non delle lezioni, non sfasamento degli orari delle lezioni. Questa è la premessa di fondo. Andando sul piano in maniera articolata, il piano è suddiviso in tre aree. La prima riguarda le persone evacuate. Per gli studenti evacuati, che sono 102, viene garantito il servizio mirato di trasporto in modo che indipendentemente da dove sia il loro alloggio riescano a portare i bambini nella scuola e nella classe che avevano prima per dare la continuità didattica e non cambiare anche quelle abitudini. A questi si aggiungono 10 studenti universitari che sono presi in carico e a cui si verrà incontro per tutte le esigenze ovviamente anche di trasporto oltre all'annullamento delle tasse universitarie. Tutte le misure di questo piano sono finanziate con 2 milioni e 800 mila euro del MIUR e grazie al lavoro congiunto di tutti gli uffici locali e anche del MIUR che ha destinato risorse anche in termini proprio operativi. La seconda area di intervento riguarda gli studenti non evacuati ma che non hanno un'autonomia di trasporto, cioè fino alle scuole medie, che sono interessati dal blocco della viabilità della Valpolcevera. Tradotto significa quei bimbi che devono andare da San Pier d'Arena a Certosa per raggiungere la scuola e da Certosa a San Pier d'Arena. Sono 178, un flusso maggiore da sud verso nord. Per loro abbiamo attivato delle navette, lo hanno fatto le scuole, ci saranno degli scuolabus, quindi non un servizio personalizzato, ma con il percorso migliore individuato per portare questi bimbi tramite dei punti di raccolta da nord a sud, ovviamente con dei pulmini che dovranno seguire la viabilità normale e quindi fare in questo caso l'autostrada non essendoci ora un'alternativa. È chiaro che il modo per accudirli al meglio con la modifica dei percorsi degli scuolabus quando ci saranno delle modifiche alla viabilità. È un piano che viene costantemente aggiornato. Il terzo intervento, ed è quello massiccio, per il quale chiediamo anche aiuto ai mezzi di comunicazione, riguarda gli studenti oltre la scuola media, quindi le scuole superiori, che non sono evacuati ma che sono interessati dal blocco. Gli studenti che devono arrivare dall'alta Valpolcevera, dai comuni a nord, dal nord della Valpolcevera cittadino, dalla Valestura, da Ponente e da Levante. Per loro, grazie al lavoro di tutti gli uffici della viabilità di Regione e Comune, abbiamo attivato 7 navette aggiuntive, sono navette ad uso studentesco, che vanno ad aggiungersi al normale servizio dell'ATP e al servizio dell'AMT. Questo perché? Perché è chiaro che nell'incentivazione generale dell'uso dei mezzi pubblici dobbiamo aspettarci un afflusso sul mezzo pubblico per il quale per gli studenti dobbiamo garantire dei mezzi mirati per evitare che rimangano a terra e garantire a loro il trasporto a scuola. Questa è la mappa, è un pieghevole che verrà distribuito a tutte le scuole, in tutti gli infopoint pubblici a partire diciamo da questa settimana, ma che già oggi è disponibile sui siti di regione, di comune in forma digitale, nel sito della direzione scolastica, nel sito del MIUR e anche lo daremo ai siti delle singole scuole. Questa cartina evidenzia i servizi messi in atto e sono 7 navette aggiuntive che vedete arrivano Mignanego, Ceranesi, Campomorone per confluire alla stazione di Ponte Decimo, Serrarico e Sant'Olcese per confluire a quella di Bolzaneto, ovviamente in coincidenza con gli orari dei treni sia in andata che in ritorno, una navetta studentesca da Rossiglione che porta a Voltri
E poi abbiamo due navette che sono di fatto delle circolari, che da Bolzaneto portano a Brin ogni 10 minuti per gli studenti che da questa parte della valle vanno alla stazione della metropolitana, e che un'altra circolare ogni 8 minuti che da Principe va verso San Pier d'Arena, aggiuntiva rispetto al treno, che rimane ovviamente la soluzione consigliata. Sono oltre 40 corse aggiuntive di navette per gli studenti che troveranno nelle stazioni di Brin, di Bolzaneto, di Principe, dei ragazzi con pettorina, sono i volontari della Protezione Civile e del Servizio Civile che daranno loro le indicazioni per i cambi, soprattutto nelle prime settimane, e poi vediamo insomma se continuare ad adeguare il servizio. Questo è il piano che abbiamo messo a punto e che riteniamo possa dare una risposta diretta e immediata.